Diciamoci la verità, a me il buio piace. Immersi nel buio facciamo le nostre peggiori scorribande. Magari iniziamo a seguire qualche traccia misteriosa nella notte mantovana, in compagnia di chi è più strano di me. Può anche capitare che si decida di seguire un'antica mappa del tesoro, disegnata col pennarello, per poi finire nei sotterranei di un castello. Ma la cosa più bella è che la notte posso sfrecciare liberamente con la mia macchina, che poi inevitabilmente mi porta dal benzinaio. Ecco, il buio è tutto questo. Però a me piace anche la luce, i suoi giochi, o magari la luce forte di un teatro quando sto suonando con la mia orchestra. Anche quando questo viene documentato da una maldestra ripresa telefonica, ma non importa. Vedete, sotto la luce sembro quasi fare sul serio. Di fatto, che ci crediate o no, il buio è un cavaliere e in studio costituisce una vera e propria risorsa per la creatività. È molto accogliente. Però ho cominciato a ragionare, il mio cervello ha elaborato qualcosa. Mi sono reso conto, anche grazie all'aiuto del mio piccolo amico alieno, che in tutto questo c'è un certo rischio, ovvero il fatto che nel buio si rischi di non vedere un tubo. Così sono tornato di corsa al castello della Crystal perché mi era venuta un'idea. Un'idea assolutamente da realizzare. Non c'era un attimo da perdere. Capita spesso di trovare in studio ciò che rimane di qualche asta microfonica ormai guasta. Per esempio, con questo coso non ci posso fare nulla. Via. Ho anche un sacco di vecchi LED trovati in giro. Un bel po' di cavi. Cos'è sto coso? Ah. Devo trovare qualcosa che assomigli a un connettore per mettere in pratica la mia idea. Ecco, qualcosa di simile a questo. Potrò usare questa plastica rossa, magari da dividere in due parti, sulla quale applicare queste strisce a LED. Dividiamola in questo modo, facendo attenzione alle zampe. Ecco. Questo era l'ultimo passaggio, eh? Ecco fatto, un taglio perfetto. Voilà i LED. E adesso proviamo a collocarli a seconda di come mi sembra che dovrebbero stare. In questo modo possiamo ricavare delle alette laterali ritagliandole da qui per poi richiuderle o riaprirle. Ecco, questo più o meno è l'effetto iniziale di ciò che ci serve. E queste sono le alette. Si tratta di capire come fare in modo che si possano muovere in questa maniera. Non è proprio una passeggiata, però adesso troviamo una soluzione. Si potrebbe utilizzare un perno che possa scorrere dietro la parte posteriore della lampada in modo da permettere questo movimento. Ecco, per esempio usando una di quelle vecchie stecche di bambù, perché ridendo e scherzando sto smaltendo un sacco di materiale che non mi serve. Un ottimo modo di riciclare. Qui possiamo applicare qualcosa che tenga fermo questo perno. Perforiamo con le cattive la seconda aletta ed applichiamo questa stecca di bambù di non si sa quale provenienza. È quasi sicuro che mi farò malissimo tra un po'. Ecco fatto. E questa l'applichiamo dall'altra parte. Ora pratichiamo dei buchi per metterci quei ganci che terranno su alla bella e meglio quelle stecche di bambù con l'aletta attaccata. Letteralmente l'effetto sarà così: due LED in questa direzione e altri due un po' più lunghi in orizzontale. Vorrei accendere separatamente questi due. Per farlo mi servirà un interruttore come questo e per la corrente un connettore come questo
accoppiato a un secondo connettore RCA ricavato da qualche strano esperimento di nuova elettronica. Quindi come possiamo applicare questa scatola a quell'asta distrutta? Magari usando questo tappo del pesto alla genovese. Sarebbe perfetto. Non posso bucarlo proprio in centro perché sull'asta non avrebbe sufficiente gioco. Dovrò spostarmi un po'. Mentre questo servirà come innesto sulla lampada. Ora si tratterà di applicarlo direttamente al pannello posteriore della lampada. Intanto mi metto a saldare i primi componenti. Guardate che perizia, guardate che bravura. Pure la pinza ci metto. Ed ecco il mio modo di spelare i fili. Ora applichiamo i LED e cominciamo a saldarli con questo cavo strano accroccato in qualche modo appositamente. Ecco il secondo interruttore che entra in campo. E il collegamento con i LED secondari, se si vogliono saldare. Ecco fatto. E quell'altro si sta staccando. Ecco, si sta staccando. Intanto saldo qui. Da te ci torno dopo. Con un po' di pazienza. Ora applichiamo la vite che servirà a tenere fermo questo coso, anche con un pochino di colla a caldo e una riparella, assieme a quel bellissimo tappo. Ecco fatto, il lavoro viene fuori così. È stabile, funziona, fa quello che deve. Con un po' di colla a caldo fermiamo i bastoncini di bambù. Ed ecco come si presenta il lavoro già posizionato sull'asta. Guardate che roba. Sembra quasi boh. Si alza, si abbassa, può anche ruotare. Sembra che stia facendo il suo lavoro. Diamo un'affettata alle parti in eccesso, che poi verranno ricavate per qualche altro progetto strano o strampalato. Ripetiamo l'operazione per l'altra aletta. Quindi vediamo come riuscire ad applicare questa aletta per potergli permettere il movimento di qui sopra. Andrà bene un cavo di rame spellato. Poi vi spiego il perché. Ho ricavato una sorta di uncino che, se rimane ben pettinato, servirà a passare attraverso le guide che avevo praticato prima. Ecco fatto. Sarà sufficiente adesso attorcigliare con le cattive questo filo di rame per poter già vedere il movimento, che effettivamente funziona. Ed ecco svelato l'arcano del perché ho usato il filo di rame, perché lo posso sempre saldare e tener fermo in questo modo. La lampada si presenta così. E ora accendiamola. Ecco qua, funziona. E questa è la luce secondaria. Inoltre è possibile utilizzare anche un alimentatore con la variazione di intensità che permette di abbassare la luce. Non è molto percettibile dal video, però direi che l'operazione ha funzionato. Ne ho già preparata un'altra che si collegherà alla prima mediante un cavo come questo, SpeedIF o RCA. In un grande studio è frequente che cavi come questo siano facilmente reperibili. E ora funzionano entrambe, con la possibilità di aumentare la luminosità. Direi che funzionano proprio bene. E luce fu.
ora sarà decisamente più facile mostrarvi i dettagli di tutti i futuri progetti. Grazie a tutti.